Buongiorno, niente, volevo fare una cosina simpatica, insomma, un po' allegorica, come dicono certe persone, ma ho un po' di difficoltà in questo momento per il semplice fatto che sono capace di tirar fuori delle cose che ti fanno imbestialire, un po' come donna, un po' come mamma, un po' come essere umano, insomma, al di là del fotografo, al di là di tutte le baggianate che possono raccontare, ma la storia dei bambini per me è qualcosa di abominevole, solo ecco per chi ci è passato lo sa, però volevo specificare alcune cose. Allora, io non sono medico, non sono ginecologo, no, non sono niente di tutto ciò, parlo solo per esperienza personale. Allora, chiunque credesse ancora alla panzana dei gemelli riassorbiti al quinto mese, istruitevi, informatevi, leggete, non rimanete nell'ignoranza, vi prego, perché questo è YouTube e va bene, potete credere a ogni tipo di baggianata, ma se vi capita una cosa del genere nella vita reale, siete realmente in pericolo, perché credete a delle cose insulse e irreali. Allora informatevi anche semplicemente su Wikipedia o Wikipedia, come lo volete chiamare. Il feto a 5 mesi è un bambino già bello che è formato, con scheletro, polmoni, organi interni, cervello, battito cardiaco, tutto quanto. E non può l'utero assorbire un feto di 5 mesi, soprattutto se sono due. Possono essere più piccolini e mi sta bene, perché essendo gemellare i bambini, i feti sono più piccolini, ma a maggior ragione il riassorbimento è alquanto improbabile. Si rischia setticemia, febbre alta e morte. Serve assolutamente un raschiamento. Allora, io parlo per me personalmente, io non ho avuto nessun raschiamento in nessuno due casi, perché uno era un po' più avanti e uno un po' più indietro di età, diciamo, parliamo di età gestazionale. Però sono stata ricoverata uno e sono stata monitorata al secondo, ok? Ho preso delle medicine in maniera che mi si pulisse l'utero, con delle contrazioni vere e proprie. La stessa cosa, qualsiasi dosaggio ormonale che si ha dopo il parto per far contrarre l'utero, farlo ritornare nella sua normale dimensione e per pulirlo a fondo. Ok, io ho fatto questa cura qui. Nel caso ci fosse stata necessità, avrei dovuto fare un raschiamento. Io praticamente stavo al giro del mese, ok? Praticamente non stiamo neanche parlando di settimane inoltrate, a parte uno che vabbè era un po' più, ero certa, insomma. Figuriamoci a 5 mesi, io ho sofferto tantissimo perché io desideravo enormemente un altro figlio. Ne ho avuta una per grazia ricevuta perché avrei rischiato di perdere anche quella, la mia prima. E già era un campanello d'allarme perché non lo so, è come se su di me non si attaccassero e dopo un po' li perdo. Va bene, ok, ormai non ho più l'età per questi pensieri, per fortuna, ma ti rimane comunque la ferita nel cuore. E ripeto, è impossibile a 5 mesi. Perciò io dico, chi segue questa coppia, la seguisse per i try on haul, per i mukbang, per gli insulti che fanno a chiunque chi che sia, per le live insulse, ma non lo so, per le bugie che vi racconta, ma guardatevela, ma svegliatevi, regà, svegliatevi, 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 perché questa è proprio una menzogna, ma di quelle enormi. È inutile dire che siamo noi che non le crediamo perché, cioè, lì basta veramente informarsi, non credere all'asino che vola, ma questa cosa secondo me non è che è dannosa di più, cioè voi credete davvero agli asini volanti? Non si può credere a una cosa del genere, è impossibile, non è veritiera, basta informarsi solo un pochino. Non può essere che avete gli occhi bendati in questa maniera, però l'unica cosa è che ecco, mi dà fastidio, per esempio, è anche che lei ha fatto appunto un video sulle domande, le ha scelte, come diciamo noi a Roma, le ha capate una a una,
L'accapata è una a una, la scelta è una a una, casualmente ci doveva infilare proprio questa per farsi il piattarello a secco. Non la fare questa domanda se ti ferisce veramente tanto, ma non ne parli, no? Oppure eviti, insomma, cerca di fare una live leggera. A chi devi far pena? Cioè, a chi vuoi piangere in giro? Cioè, parliamoci chiaro. A me questa cosa mi urta proprio e questo è anche il motivo che mi ha fatto allontanare da lei e me l'ha fatta disprezzare ancora di più come donna, come mamma, come nonna, come tutto quello che sono adesso. Mi ha veramente, veramente disgustato. Va bene, comunque niente, ho fatto questo disegno che secondo me lo rappresenta tante, proprio il top e lo yeah. E anche se non mi è uscito molto somigliante, ho avuto un po' di difficoltà, sinceramente, non lo so perché forse è un viso così, non al di fuori della norma, un po' generico. E niente, dai, ci sentiamo la prossima volta, al prossimo Spettaculesso, speriamo in un Spettaculesso un po' più leggero, che non toccano tasti sensibili, ma è solo per un bel chiacchiericcio. Intanto vi do un grosso, grosso bacione, ci sentiamo alla prossima.